Giovedì 2 marzo con Francesco Surdice a parlare dell'enciclopedia Io e gli altri e della sede dell'enciclopedia. Sì, la redazione, cioè le stanze della redazione dove abbiamo lavorato un bel gruppo per 2 o 3 anni, erano nell'ammezzato dell'Hotel Columbus, che allora era in attività, era ancora hotel, funzionante come hotel. Noi entravamo dall'ingresso ancora qua dove adesso si entra nella biblioteca, salivamo e entravamo lì. E di fianco, l'altra stanza c'era la sede di rappresentanza della linea belga Sabena, cosa. Quindi questa era la situazione. Ci riunivamo spesso, tra l'altro per noi era molto comoda, perché la gran parte insegnavamo lì in via Balbi, quindi era a portata di mano, e abbiamo fatto decine e decine di riunioni, anche in maniera anche divertente. Ci siamo divertiti molto, ecco, perché era anche una scommessa da molti punti di vista. Volevamo fare in una certa realtà, situazione all'inizio anni 70, un lavoro di provocazione, di rottura. Questo era poi, diciamo, il senso e il significato. E in certe volte poi ci caricavamo anche a vicenda, ognuno poi arrivava ogni volta con delle proposte, invenzioni, qualche volta anche molto discusse. Avevamo discussioni anche con l'editore, che qualche volta era un po' preoccupato da certi, potremmo dire, derive o eccessi o estremismi che pensava potessero creare problemi. Di fatto poi non aveva nemmeno sbagliato, perché poi ha avuto anche una vicenda editoriale tormentata e complessa, però è anche vero che ha avuto un notevole successo, quindi il concetto, l'idea era giusta e veniva incontro anche a una lacuna, una mancanza di quel tempo. Chiaro che oggi magari può sembrare, così, leggere oggi può fare più tenerezza che cosa, però ha avuto una bella funzione, diciamo. Ritorniamo un attimo sul discorso della sede, Sì. quindi l'Hotel Columbia. Sì. Quindi si accedeva dall'ingresso Sì. principale. Giravamo sulla scala, adesso sì, dove adesso fu? E salivamo lì, noi avevamo libero accesso, che dicevamo, e anche i collaboratori, c'era un via vai notevole, perché poi l'operazione è stata lunga e complessa, c'era molta gente coinvolta, anche per la stampa, per le edizioni, cioè. E poi anche convocavamo gente, perché diciamo c'era un gruppo di base che era quello dei questori, e poi secondo i vari volumi dei collaboratori, potremmo dire c'era un corpo di varia redazione. Le anime di fondo, diciamo, quelle erano Manlio Calegari, c'era Claudio Costantini, c'era poi i coniugi Fossati, che poi forse credo siano stati gli ideatori, perché loro facevano questo tipo, insegnavano ai maestri che si occupavano molto di didattica. Credo che, adesso io non posso giurarci, ma credo che l'idea fosse nata da loro, poi estesa anche agli altri, e poi di volta in volta avevano coinvolto dei collaboratori, ecco, secondo me. Io ho collaborato ad alcuni volumi, quelli che con la parte storica, questo qui sullo spazio, perché poi ho fatto le parti dei viaggi dei viaggiatori, e poi diciamo, partecipavo anche alle discussioni. C'era Giacomo Casarino, C'era il collettivo che si chiamava Io e gli Sì, altri, giusto, che era costituito anche da Bacigalupi, Bini. anche Bini, Giugio, adesso un altro che era un pedagogista importante, è diventato poi anche deputato, e poi ha avuto anche un ruolo rilevante nel processo, nelle proposte di cambiamento della scuola, delle leggi sulla scuola. Sì, era un personaggio con cui ero molto in amicizia, perché abitavo a Sestri e facevamo sempre i viaggi in treno, assieme anche per scendere via alla sede Quindi l'Hotel Anche mio Columbia. fratello, anche mio fratello ha fatto qualche parte, se non so in quali volumi. Sì, Allora, l'Hotel Columbia c'era la sede quindi dell'editore La Ruota, che sì. era allocato più o meno nella zona dell'Ammezzato. Sì. Era Quindi si diciamo saliva due stanze. dallo scalone Sì. principale e Adesso c'erano due stanze che erano destinate. due stanze attrezzate, con naturalmente anche materiali di altri,
dove poi si facevano le riunioni della redazione di cose, poi le riunioni specifiche per i singoli volumi, dove poi si correggevano le bozze, si controllavano le prove, l'impaginazione, dove gli illustratori, quelli che facevano i disegni, venivano e dialogavano e parlavano con gli autori, perché gli autori dicevano che avevano bisogno di questo, e loro che dicevano stati fammi questo, e poi diciamo sono tutti importanti, i due più famosi rimasti di Milano, no? Sono poi di fatto Lussati e Flavio Costantini, ecco, che poi, cioè, anche personaggi di cui ci sono parecchie immagini. E qui c'era una. Questa è di Flavio, e poi di Lussati c'era. Tra l'altro Lussati aveva anche illustrato un altro libro che era uscito sempre per l'editore, Come si fanno i bambini. Sì, sì. Vero? La copertina era di... Era uno scandalo. In realtà anche l'enciclopedia, nel primo volume, credo che cominci da Io gli altri, comincia dicendo il bambino che entra nel mondo, diciamo, in realtà. Ma parte proprio dalla nascita, e anche lì c'era già un anticipo di quello. Oppure da quello è stato ricavato poi il volumetto, le cose che poi aveva sollevato... polemiche, denunce. Perché questo volumetto è del 76, però nel 75 c'era stata la banditura dell'enciclopedia dalla scuola. Sì, sì, è stato un decreto, è stato un decreto ministeriale o una cosa che ha fatto togliere dalle scuole l'enciclopedia. Mi ricordo che poi c'erano state polemiche, ma se non erano interessati i giornali. Poi mi ricordo le interviste, articoli sull'Espresso, sul Panorama, su cose, ma abbastanza notevoli, vivaci, sì, era stato uno scandalo. Uno scandalo, felicemente. Sì, da quello che ti ricordi tu, sì. C'erano altre stanze all'interno del Columbia che erano adibite a attività che erano esterne a quelle della... Io ti ricordo quella della Sabena, della compagnia aerea belga, che aveva... dove fatto io andavo... perché il responsabile era un mio amico vicino di casa, quindi frequentavo anche lì, ci vedevamo ogni tanto. Non so, quella poi è sopravvissuta anche dopo, quando l'enciclopedia poi è finito, poi non so poi che fine abbiamo fatto quelle stanze, sono rimaste lì, però la Sabina è durata anche dopo l'enciclopedia, credo fino agli anni 80. All'inizio anni 80. E tu cosa ti ricordi dell'albergo, da quello che ne vedevi? Ma sai, io mi ricordo che quel periodo lì, l'unica, nel 73, perché mi ricordo che era morta dopo due giorni mia mamma, e questo qui a febbraio, e ero andato lì, aveva fatto il ricevimento di nozze un mio carissimo amico, quindi ho avuto occasione di vedere i locali che poi corrispondevano a quello dove adesso c'è la sala per le conferenze. Io ho visto quella parte lì, perché le avevano fatto lì, diciamo, l'infresco. Non ero salito, sopra non ho mai salito, ero salito solo alla mezzato. Ecco, quindi di locali che io ho visto e che mi ricordo di aver visto su questi in occasione di questa cerimonia di nozze, e poi questi, perché poi non andavamo e uscivamo, entravamo, ma non è che andavamo a gironzolare nell'albergo. Era ancora in piena attività quel periodo di l'albergo. Non so anche con che successo, con che fortuna, forse cosa. Sì, poi ha chiuso nel corso degli anni 80, ma negli anni 70. Sì, è stato prima inserito forse su Catena Nazionale, però poi, sì, non, poi sì, so che, perché poi un po' seguivo queste, però poi alla fine no. Esatto. Per quanto riguarda l'enciclopedia Io e gli altri, sì. Questo collettivo che ha dato vita alla pubblicazione, poi, come dicevi tu, si avvaleva della collaborazione di una serie di persone esterne e che quindi operavano a seconda delle indicazioni che il collettivo dava. Sì, chiaro che non doveva, diciamo, adeguarsi, riformarsi, ma poi a un'impostazione, diciamo,
c'erano anche colleghi della facoltà scientifica che poi non erano anche loro, diciamo, collaboravano con i volumi, cioè l'enciclopedia era come era l'enciclopedia un tempo, si occupavano di tutto, erano repertori enciclopedici nel senso vero del termine, spaziavano quindi anche la parte, diciamo, di scienze naturali, di cose adesso. Adesso io poi non sono andato a ricontrollare, però anche questa era fatta con un certo impegno. A me quello che stupiva di questo è come una... Scusa, una delle cose che credo che fosse caratterizzante in quel periodo, e per quanto non mi riguarda, però ricordo bene perché io ero all'interno di questo discorso, era... diciamo la parola d'ordine, potremmo dire che ha dato via anche al titolo, io e gli altri, compreso anche gli altri, le altre culture, le altre civiltà, cioè la storia, rispetto a, che adesso è diventato scontato, era un approccio storico e non eurocentrico, ma a livello, cioè, aperto a tutte le culture, cioè la situazione è quello che avevo poi auspicato più in questa direzione, anche le parti che ho fatto, anche le parti di storia che ho fatto, perché era un discorso che... Ecco, a chi era rivolta sostanzialmente questa enciclopedia? Ma diciamo che forse il target base era gli ultimi anni, 4 delle elementari e i primi anni delle medie, ecco, poi, però grosso modo era pensata e... Poi è stata venduta nelle famiglie indipendentemente, diciamo, ha avuto un successo proprio anche come enciclopedia da tenere in casa, credo che poi lo leggessero molto anche gli adulti. Ecco. No, infatti forse... io ho letto delle testimonianze di persone che dicevano di averla in casa, questa enciclopedia, di aver scoperto poi in postumi che anche amici... Io poi l'ho continuata a ritrovare anche, qualche volta andavo a trovare amici, io poi quando vado in un posto la prima cosa che guardo le librerie è una specie di informazione. E dire, c'hai io gli altri, allora da lì puoi raccontarvi la storia e poi ricostruire come mai l'avevano presa. È vero tutto questo. E non l'avevano presa la gran parte dei casi per i figli. Era quindi strumento che era fatto di acculturazione che però credo, non solo per i bambini. Ma credo che io adesso ho l'impressione che forse fosse più adatto, se lo vai a leggere anche adesso, forse non era facile per un bambino accompagnato da un adulto, forse... Ma anche nelle scuole, le biblioteche scolastiche, l'abbiamo preso anche lì con discussioni. Diciamo che poi molto spesso quelli che l'avevano preso perché non si rendevano conto di quello che prendevano, poi usandola saltavano sulla seggiola. Sì, quello che a me infatti colpisce è il fatto che per la redazione di questa enciclopedia, che comunque teoricamente doveva rivolgersi a dei ragazzini, a dei bambini, e si fosse pensato a delle personalità estremamente autorevoli, perché penso anche a Luzzatti come illustratore. Però diciamo che erano tutti più giovani, meno autorevoli, adesso forse letti adesso ti dà l'idea che forse in realtà erano tutti abbastanza, compresi anche i più anziani. Però sicuramente dire, con un profilo a livello qualitativo, perché Luzzatti... Dico Luzzatti, anche Flavio Costantini, che era già... Ecco, guarda, un ritratto di Levi Strauss di Flavio Costantini. Sì, tra l'altro sembrano anche poco al di là di Luzzatti, che invece si presta. Da Costantini ha una lettura molto più adulta, come segno grafico. Sì, proprio sì, però forse in quanto forse il fratello l'avrà trascinato lì le cose, perché penso che sì. Ed è stata, per me è stata una delle più belle esperienze di tutta la mia attività didattica e scientifica. Ed è stato, credo, anche formativo, anche per la mia attività, perché porsi il problema di come trasmettere e raccontare la storia, o anche la storia a non allo studente universitario, che era il mio referente abituale, o quelle persone per cui scrivevo i libri, è stato un esercizio utile anche che ti fa riflettere su come devi spiegare, come devi fare la didattica, perché no, è più difficile spiegare a un ragazzino di 10 anni, non so, che Marco Polo, che raccontarlo a un
a un ragazzo di una certa età la cosa. Sì, quindi è stato anche un bello esperimento da parte formativo per chi l'ha realizzato. E anche le discussioni fra di noi e cose, perché poi purtroppo invece nell'accademia, praticamente nel bene e nel male, si parla poco, uno fa la sua lezione, c'è qualche momento di discussione nelle tesi di laurea, ma poco, a fine poi non ti scambi tanto facilmente opinioni. E lì era un confronto quotidiano, perché poi ci vedevamo spesso. Quando sapevi dove avessi andare al bar, andavi anche lì tanto di vicino, era anche un luogo di ritrovo. Sì, era come dire una fucina di intelletti al di fuori di ambienti più strutturati. Era un'esperienza che per il genere sia stata unica, perché non... Va bene, forse quando sono nate certe case editrici, magari anche la sera funzionano un po', però questa era stata anche più... A quel tempo non mi sembrava che esistessero già case di assaggi, ma non so se esisteva già. Forse sì, forse era l'unica, però no. Comunque un esperimento assolutamente pionieristico in ambito nazionale, perché al di là che genovese, ma sicuramente nazionale. Sì, sì, come tale, anche poi presentato, riconosciuto, è rimasto. Infatti in questa mostra che hanno fatto sugli anni 68, noi ci stava bene, perché è un prodotto, perché la cultura che c'era dietro è la stessa che ha prodotto le iniziative politiche, che ha prodotto anche le varie realtà che si sono sviluppate in quegli anni, e anche la sede, Balbi. Alla fine era quella. D'altra parte mi ricordo che lì di fronte, negli anni caldi, c'è il semaforo, e semafori sono insegne. Mi ricordo che un anno avevamo aggiunto un'insegna. C'era quel tempo, si parla di Malibu, il paese che vuoi tu, e noi abbiamo scritto, non so, Piazza Annunziata, e poi abbiamo messo un'insegna, Malibu, chilometri 1, con la freccia che indicava verso via Balbi. Ecco, questa era, anche questa potrebbe essere Malibu, e poi l'enciclopedia che vuoi tu. Ecco, sì, quindi sembra quasi non casuale il fatto che l'editore si... Sì, quasi, adesso ho visto la cosa, tutto quanto, anche quello ci stava, ecco. Sì, vi spostavate e rimanevate comunque in via Balbi. Anche la sede, lo spazio, risentiva di questa atmosfera. Sì, diventa, con una lettura davvero a posteriori, è curioso come tutto ciò che ha coinvolto via Balbi, con appunto le relazioni degli studenti, eccetera, prende in considerazione un'area geografica dove poi c'erano alcuni degli alberghi più importanti della città e che rappresentavano altre cose. Di fronte il Savoia. Esatto. Quindi lì c'erano in qualche modo, passatemi il termine, ricchi facevano un certo tipo di vita. Columbus ha avuto una storia fino all'800, se tu leggi i resoconti di viaggiatori, anche parla di Genova, che venivano, dici di no? No, perché il Columbia ha iniziato l'attività nel 29, quindi forse fai riferimento a comunque... A qualcosa che c'era prima. Lì c'era prima la Villa Faragiana. C'era una Villa Faragiana. Gli alberghi di fronte c'erano ancora prima. C'era una Villa Faragiana che poi è stata demolita, rasa quasi al suolo. Io poi ho studiato il Faragiana, perché ho potuto studiare il Faragiana di Novara e di Albissola, perché sono stati anche... Ecco, io sono di Novara, infatti... Io a Novara ho lavorato per... Ah, ecco. Farandi, Faragiana... Io ero stato nominato consulente dalla sovrintendenza della biblioteca di Novara per il recupero stato del museo Farandi Faragiana e della Villa Faragiana, con tutto il materiale Farandi Faragiana, un'operazione che è andata avanti. Sono andato per degli anni lì a Novara. Loro avevano lì una villa quale sono rimasti alcuni bassorilievi recuperati. E poi ad Albissola, dove c'è ancora quella villa meravigliosa. Ecco, invece ignoravo che avessero... Sì, il Columbia nasce nel 29, viene inaugurato nel 29. Ecco, so che per gli ospiti una delle cose che a quel tempo si diceva era stato di Re Farouk dell'Egitto, che era un personaggio famoso a quel tempo.